Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. I vincitori sono pronti per fare le tanto attese telefonate. Abbiamo vinto! Mamma! Ma sapranno destreggiarsi con gli antichi cellulari del 2001? Piccoli come un rossetto, con schermi di pochi centimetri e non sempre a colori. Dimenticate il touchscreen e lo scrolling, per non parlare della connessione internet. Nel 2001 i cellulari erano questi, mini oggetti con la chiusura a tartaruga. Per comunicare si usavano gli SMS e spedire una foto era pura fantascienza. E poi tasti da digitare e le fastidiose antenne da estrarre ogni volta. Insomma, certamente utili per chiamare da ogni dove, ma ancora lontani anni luce dai moderni smartphone. Ma come si usa? I collegiali del corso di lingue possono finalmente chiamare i propri cari. Il tempo a disposizione però è limitato. Mezz'ora in tutto. Pronto? Carmelina. Mamma. Ciao. Ciao, che fai? E niente, ti ho chiamato. Ciao, come stai? Oh, mamma, bene, ma c'è papà? Sì, ma ci vuoi parlare? Sì, è qua, ciao, ciao papà, com'è? Come va? Sto bene. Sì, io sto a posto, a me, te che ti dici? Sto bene. A mangiare da carriera o balla, che era male, dimmi, ci vuole dopo parlare. Tu, io pronto? Mamma! Vida! Mamma, dai! Abbiamo un minuto, quindi che fanno i cani? Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro. Mi hanno tagliato i capelli? Sì. Mi hanno tagliato i capelli? Mi hanno tagliato tutti davanti, adesso sembro... la mamma adesso sarà felice. Pucci, mi manchi. Pure tu, ti amo, so. Io di più. Sofia, la mia ragazza, è... mi manca tanto e per me è tutto, cioè l'unica persona che mi conosce a ver. E mentre alcuni tagliano corto per lasciare spazio ai compagni... Oh, devo staccare che devo parlare pure gli altri. Dai, devo andare. Come stai andando? Tutto bene, devo andare, tocca agli altri. Altri se la prendono con più calma. È difficile? Non tantissimo, sono arrivata prima per la prima settimana. Amore, sei una grande... E poi oggi per tagliarmi i capelli. Prima me li avevano tagliati su e mi hanno fatto il caschetto. Poi ti metto il caschetto. Pronto? Sì. La chiamiamo da un... da una banca, ha vinto 5 milioni. Ciao! E qualcuno deve aspettare. Vabbè, comunque mi hanno fatto la frangetta, voglio morire. Oh, madonna! Come... poi non si mangia bene. Cipolle, cipolle, solo cipolle. Sono già andata dal preside. Ho conosciuto il pelatone. Oh, aspia, sorvegliante. Ciao. Ciao, tutto a posto, ciao. Finché i minuti a disposizione sono praticamente finiti. Dunque, Santeramo, totale 7 minuti. Schiavi, dov'è? Totale 5 minuti. Io adesso, per una vostra responsabilità, devo andare dentro a interrompere la telefonata di Marrone perché non siete riusciti a gestire mezz'ora di telefonate. Davvero? Dai, gli dia 31 minuti al posto di 30. Chiedo scusa, Marrone, mi perdoni, ma devo interrompere la sua telefonata. Saluti. Però, poverino, non avevo nemmeno riuscito a chiamare. Ci sarà un altro momento, va bene? Sì. Va bene. Ho preso un volo, sono andata dentro te. Quel posto che nessuno può raggiungere. Dimmi solo io, se... Sai, non mi fa niente, sai che ci ho rimesso io su. Ho la chiave per entrare. Ora che non piove più vorrei stringerci. Hai detto niente. Zero? Però hai risposto almeno? Brava. Non ha risposto. Tutta la mia famiglia mi manca. Vabbè, che gli fa? Non me ne sono resa conto. Vabbè, dai, non ci fa niente su. No, no, veramente scusa. Dai, niente su. Per i collegiali è stata una giornata davvero dura. Non ho mai amato come amo te.